quale migliore mese dell'inverno per presentarvi la BMW C650 Sport Mai 2018. Multifunzionale della casa bavarese, adatto sia ai percorsi cittadini, anche se un po' ingombrante e pesante, sia anche agli spostamenti del fine settimana. Abbiamo il parabrezza regolabile in tre posizioni, le manopoli e il sedile pilota e passeggero riscaldabili. Qui sotto la sella abbiamo la possibilità di mettere due caschi oppure, come nel mio caso, una borsetta abbastanza grandina per noi donne, e il casco. Attenzione, la posizione dove mettere il secondo casco si chiama flex case. In questo caso, come vedete, questo sacchettino un po' allungabile, se è posizionato tutto all'ingiù, la moto non parte, deve ritornare nella posizione originale, così per poter accendere e mettere moto. La nostra prova si è svolta in inverno, abbastanza gelido, e siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal motore, dalle finiture e in generale dal comportamento su strada. Ma come si comporta il maxi scooter nell'utilizzo di tutti i giorni? Vale la pena puntare su un mezzo di cilindrata e dimensioni importanti, magari solo per andare e tornare dall'ufficio? Ovviamente no, seppure il comportamento cittadino sia ottimo, nonostante la mole. Ma se poi il venerdì sera togliete la cravatta e infilate il giubbotto di pelle, magari con fidanzata al seguito e senza volere l'impegno di una moto, lo scooterone dal tocco sportivo è quel che fa per voi. Il mercato, si sa, è da tempo monopolizzato da rete maxi sportivi, ma BMW non si è fatta intimorire ed è partita alla grande in un settore del tutto nuovo e non semplice da espugnare. Il C650 Sport è perfezionato rispetto alle prime versioni. Sono state effettuate migliorie al cambio CVT, alle sospensioni, alla strumentazione e al terminale di scarico. E arriva anche l'utilissimo controllo di trazione. Sono migliorate anche le finiture e le superfici sono più belle e ben pulite. Ineccepibile il motore bicilindrico in linea da 647 cm cubici, 60 cavalli a 7500 giri e 63 Nm a 6000 giri. La velocità massima è di ben 180 all'ora. Il motore ci ha dato un gran gusto, in città ma soprattutto fuori, tra le curve della bassa Brianza. Eppure, nonostante la scarsa luce a terra, il nostro 650 non disdegna belle pieghe e non ci fa sentire la mancanza di una cavalleria più importante o di una ciclistica più sportiva. Gli manca solo un po' di protezione dall'aria. E il parabrezza non è regolabile elettricamente, ma manualmente. La posizione più alta interferisce con l'occhio e l'orizzonte. Dunque, maxi scooter sì, maxi scooter no. Per noi resta un'ottima alternativa alla moto con la sua il comfort, una maggiore semplicità di utilizzo quotidiano e manutenzione meno impegnativa. Qual è il difetto di questo? Il prezzo. Ma le cose preziose si sa, si pagano. 11.600 euro. E ricordatevi, non abbiate fretta di arrivare, godetevi il viaggio.